usare la CPU. Ecco, ora sentirete quello che ha appena detto Andrea, perché non si è accorto. Comunque, buonasera. Se vedete che siamo un po' in ritardo è perché c'era il programmi di Windows, aveva deciso, come si chiama? Waspit? Sì, insomma, un coso di sistema. È un po' come il programma, quello di Google, che vi ricerca in tutto il computer e vi spara la CPU a palla. Sì, ci stava prendendo praticamente un quarto della CPU da solo. Prendeva più quello tra un po' di OBS, che è grave. Bello che tutti i metodi che abbiamo trovato per disattivarlo non funziona. Quindi probabilmente Microsoft ha pensato bene di cambiare le cose con gli ultimi aggiornamenti e per quello non funziona più. Perché giustamente, perché non brasare le CPU altrui? Quindi scusateci per il ritardo. Quindi, velocemente, nelle puntate precedenti di Batman Arkham Knight, dopo i casini successi con l'Arkham City sono passati dei mesi, e se vi ricordate all'appello mancava una persona che è ricomparsa effettivamente in questo terzo ultimo capitolo, ovvero lo Spaventapasseri. A quanto pare lo Spaventapasseri nel tempo di Arkham City e dopo Arkham City non ha fatto altro che stare in disparte per elaborare un piano enorme che distruggesse, attenzione, non Gotham ma Batman. Infatti, all'insaputa di Batman, il Scarlet Crow si è messo d'accordo con i super villain di Gotham City, quindi probabilmente di quelli che sappiamo è Poison Ivy, che gli ha dato il 2 di picche, infatti la salviamo all'inizio gioco, il Pinguino, due facce e Harley Quinn. E a quanto pare hanno messo insieme i fondi per creare un gigantesco e mastodontico esercito per poter conquistare in primis Gotham, ma soprattutto distruggere Batman. In più è comparsa una nuova figura che non avevamo ancora visto e addirittura neanche Batman sa chi sia, ovvero il Cavaliere di Arkham, da cui il titolo del gioco, Arkham Knight, che a quanto pare sembra conoscere invece troppo bene il nostro Cavaliere Oscuro. Infatti già dalle prime battute vediamo già questa milizia che è stata comprata grazie ai soldi dei supervillain conoscere abbastanza bene le tecniche del Cavaliere Oscuro. Infatti già dall'inizio danno filo da torcere. In più sono pesantemente armate, infatti veniamo subito attaccata da dei droni che sono dei piccoli carri armati, ovvero letteralmente Gotham è in stato di guerra. E come dice all'inizio Gordon, sono bastate semplicemente 24 ore per perdere il controllo di tutta Gotham. Sì, infatti la polizia è rinchiusa nella centrale di polizia. Il panico è completamente a scala altissima in tutta Gotham. Già alcuni cittadini sono riusciti comunque a fare evacuare Gotham, ma si ritrovano con poche forze. Infatti anche molte delle forze di polizia se ne sono andati. I ponti ovviamente sono stati chiusi, la criminalità sta dilagando nelle strade di Gotham e Batman scende in campo e lo fa anche lui sul piede di guerra, mostrandoci una Batmobile corazzata e che prende la forma anch'essa di un carro armato, una tuta potenziata perché ha più bisogno di protezione ma soprattutto di velocità e potenza per fronteggiare questa enorme minaccia. Fatto sta che comunque abbiamo scoperto che lo Spaventapasseri ha anche creato una nuova tossina e ne ha create in quantità industriale. Infatti, letteralmente. Infatti, ieri sera siamo finiti sulla centrale Acme, dove lo Spaventapasseri aveva appena finito di creare veramente una quantità enorme
di Neurotossina. neurotossina. Cioè, considerando che lui dice, che a chiare lettere, ho usato 18 grammi per il casino che avete visto e per il casino che vedete, All'inizio del gioco, ovvero dentro il quello del caffè. poliziotto, cioè mi è bastato 18 grammi. Ora ne ha tonnellate. E Batman ha fatto anche il conto e ha detto che praticamente potrebbe investire tutta Gotham City e oltre. Tutta la Se costa est dell'America praticamente sarebbe coinvolta. quindi pensate cosa ha in serbo lo spaventapasseri. E per cui anche questo terzo capitolo è stato preso a manate da un light novel famoso che è La lunga notte di Halloween. Che guardi? Siamo in live, sì. Era Perché? Perché per sapere. non c'è nessuno? Mi sembrava strano. Ah, ti stupisce, non è che può andare sempre tutto bene. Quindi, cosa è spuntato qua? Cosa? Dagliela, non me ne frega niente. E quindi, come avete visto, ci sono vecchie conoscenti, tra cui l'enigmista, e nuovi casi. Di cui abbiamo scoperto che c'è stato dei problemi con un'altra forza dell'ordine, ovvero i pompieri, e nuovamente strani omicidi macabri. Sempre Ash che abbiamo visto in Arkham City, o O un qualche nuovo villain? sicuramente qui la cosa particolare è la musica che c'è di sottofondo. Esatto. Se vedete, però se notate c'è già una differenza. Quelli di Ash erano comunque abbandonati, nascosti. Questi sono messi in posa. Sono collaterale. Vogliono, cioè chi è stato vuole che vengano visti. Poi, ovviamente, non poteva mancare il ritorno del nostro punto interrogativo preferito, ovvero Enigma. Che a quanto pare stavolta si è dato da fare perché è partito subito sfidandoci con la Batmobile, ma se tanto mi dà tanto e conosciamo Enigma, penso che sia semplicemente la punta dell'iceberg. Infatti non per niente te lo dice proprio qua. Beh, questo è solo Solo un lì niente. anticipo, è Mi è solo il servito. tutorial. Esatto, mi è servito per prendere dati sulla tua Batmobile. E vi ricordo che l'ho detto anche ieri sera: c'è un Enigma, quando arrivate lì, fa un dialogo tutto unico. Io l'ho skippato ieri sera, che potete effettivamente, voi riuscite a prendere il codice velocemente e sentitelo perché è favoloso, vi fa capire quanto è nerd e soffre di senso di inferiorità Enigma, perché vi fa poi una stila di regolamenti che dovete seguire e tutti sono praticamente votati a glorificarlo. È Giustamente. geniale. Mirko, hai scritto una di quelle porcate nel titolo, cosa hai scritto? Ah no, Ignite, l'ho scritto male. No, è scritto tutto male, Andrea, riscrivilo proprio. Oh. Che è Knight, così, no? Ok. Grazie. Dai, no, le lettere erano giuste. Era un enigma. L'ha risolto. Brava, Smith, brava. È per questo Indovina, che. forse sei anche per quello che ogni tanto perdiamo fotogrammi perché non ce l'accorgiamo di quel Perché programma del parte. cazzo. Sì, infatti. Grazie Windows. Cioè, tanto Andrea fa lo particchio, tanto è furia. Ah, giusto. Intanto mettiamo il gioco. E Arkham Knight. Tanto che ci vuole. Vedi? Non Profi. è che ho scritto una porcata. In realtà era scritto giusto, ma con le lettere invertite. Era solo un anagramma. Ma lei l'ha risolto brillantemente. Soprattutto una cosa che vi dico già personalmente, per mio gusto personale, questo Arkham Knight registicamente è il più bello della trilogia. La storia è proprio bella da seguire. Poi va da là anche di un motore grafico perfezionato e migliorato,
Si vede che comunque vengono i fondi dei due goti alle spalle. Però è meraviglioso in tutto. Cioè, praticamente si vede che è proprio la vetta massima che potevano arrivare. E quello che mi stupisce, ne parliamo costantemente io e Mirko. Vabbè, intanto dammi le cuffie, le metto qua. Ne parliamo costantemente io e Mirko. Quello che ci stupisce a me, buonasera Andy, è che Rocksteady dopo Batman Arkham Knight, silenzio. Sì, infatti, Non si è che saputo più io continuo a niente. pensare che sia fallita. Perché, Andrea, come si dice, bello che lì è partito, ma lì è messo. Come dicevo, che infatti, realisticamente parlando, nessuna azienda può non Permettersi. fatturare un Ma cappero infatti ci per tutti sembra questi che poi anni. fallita, mi sembra strano. Ora, a parte lo scivolone di questo, ma solo della versione Sono PC, PC? mi sembra strano perché comunque, ripeto ragazzi, ok che ha fatto cosa fai? Che No, è che c'era il mouse nel mezzo, cosa sminchia. ha fatto tre giochi, ok, ma sono tre giochi che sono. E niente. Perché hai messo il coso di tenerlo qua, Mirko? Che se no ti prende come No, se. ma infatti se vedi il mouse è sminchiato. Strano perché mettendolo a. Boh. Comunque. Nuovo gioco fatto però da quelli dell'Origin. Infatti che quelli dell'Origin non sono di Rocksteady. Non è Rocksteady, è un Hai Anthem capito? Strauss. Quindi io sono Poi vi do convinto che anche una brutta Rocksteady è notizia, ho iniziato a giocare a Bloodborne. Bloodborne e From Software. Cosa cazzo vuol dire che i comandi vanno in ritardo? Gliel'ho fatto vedere a lui, pigio il tasto, parte dopo qualche centesimo di secondo l'animazione. In un gioco dove tutto la. Ah, poi tra l'altro è bello che questo è l'unico Batman dove c'è nelle puntate precedenti che facciamo noi. Sì, è vero. No, mi pare anche nel City. No, no, no. No? Cioè ti dice semplicemente cosa devi fare, ma poi finisce lì. Allora. Ah, già, che non ho ancora finito io qui. Lo devi dire tutte le volte? Possiamo andare? Oracle, devo arrivare allo Spaventapasseri. Non c'è più tempo. Questo non ti piacerà. C'è un solo ingresso e pare che sia stato sigillato dall'interno. E il condotto di servizio? Corre sotto al muro portante della struttura. Ti ho mandato la posizione. Cosa pensi di fare? Improvviserò. Cosa pensi di fare? Quello che Batman sa fare meglio. In realtà, di Batman, la corte dei gufi. No, ma te l'ho detto. Secondo me. Figura di merda. Per poter usare l'auto devo farla arrivare in questa zona. È dietro di te, Batman. E riproviamoci, Batman, dai. Visto che sei ritratto di un vero coglione quando ti ci metti. Soprattutto, ecco, un'altra cosa Non mi che in ricordo se dovevo questo. portarlo anche sulla Batmobile. Dicevo che in questo c'è molto più pressione. Guardate tutti i cartelloni. Qui c'è molto più cultura pop. Anche, cioè, Ma perché. soprattutto, a proposito, questi poi piano piano guardateli, veramente. Cioè, si noteranno delle lievi differenze. Però perché io mi ricordavo che ci dovessi andare Non con l'auto? supererò mai quei blindati senza l'auto. No, più che altro, Sweet è. Almeno Ah. il dubbio mio è che mi Sono un sembra mentecatto. strano che cacchio è passato parecchio tempo dall'Arkham Knight Com'è? Tutto bene qua sopra? No! e quindi fa bravo così. L'hai visto che c'era scritto USA? Mi è andato di sotto? Ah. Ok, dai, si parte alla grande stasera. Siete pronti a vedermi fare Trasporto le d'assalto è pronta. Ora sono con loro. Quella risorsa è cruciale per il mio piano.
Prima dobbiamo fermare lo spaventapasseri. Poi mi occuperò del cavaliere. Sì. Cioè, ripeto, un software house normale, tra virgolette, considerando che questo non è un gioco online, non ha componenti online o sì, cose del genere. Sì, ho capito. Ma non è come tipo Rocksteady, che, cioè Rockstar, che sì, ok, fa un gioco ogni 8 anni, ma c'è tutta la componente online che va avanti e comunque viene aggiornata costantemente. Cioè, questo non ce l'ha. E io vorrei sapere dove le ha tirati, dove le tirerebbe fuori i fondi. Cioè, o, e lo spero, perché far morire Rockstar, cioè Rocksteady, dopo 3 Game of Year di Sila, resti un po' stronzo. Più che altro, quello che mi viene da magari l'unica cosa che mi viene in mente è che hanno passato tutto questo tempo per sviluppare un engine loro, per esempio. Altra novità della zona predatore. Ora ci sono le torrette. Buonasera, Cry. E le cose si peggioreranno tantissimo. Batman, siamo tornati sani e salvi al commissariato. I blindati sono ovunque, quei bastardi hanno pianificato tutto da settimane. Ma non sono né sarebbe di Microsoft, è Warner Bros. Comunque. Sì, distributore. Contiamo tutti su di te, Batman. Ce la faremo anche stavolta. Questo? Lo so. No. Sì, Warner Bros. Non ci costa niente Microsoft. No, Rocksteady è stata proprio acquisita dalla Warner Bros. Sì. Quindi. Fanno un po' schifino. Come al solito, i lucchetti sono per pivelli. Oh, stacca tu. Grazie Bruno. Grazie. Sì, ma se... sì, ok, per l'amor di Dio. Attenzione ragazzi. Vi dice cosa ha in mente il capo. Cosa ha in mente lo sporacchio. Grazie Darf. Grazie. Se c'è una doppia guerra, no. E lasciare che il cavaliere di Arkham e lo spaventapasseri risolvano alcune questioni personali con Batman. Da domattina potremmo goderci una ricca pensione. Ricevuto? Signore, parte del prodotto chimico fumogeno ci risulta trasferito. Corretto. Queste risorse sono state assegnate alla fase 3 dell'operazione. Altre domande? No? Vedete che sono proprio una cosa. Sì, infatti. Buonasera Bruno e buonasera Darth, e grazie ancora per il follow. Quello dei cosi ambientali. Cazzo.
È di una figaggine. Che ti rende veramente molto più dinamico e più immersivo il combattimento. Non ci ho fatto a mantenere la combo. Ho lanciato una simulazione basata sulla capacità del miscelatore. Non sta bluffando, Bruce. Ora sappiamo perché ha fatto evacuare la città. Voleva il controllo della fabbrica. Solo alla Ace Chemicals si può costruire una bomba di queste dimensioni. Le conseguenze saranno immani. Abbiamo fatto il suo gioco. La fuga dei cittadini era... Sì, l'ho letto, Fry, quello suo sviluppo. Vabbè. Che non è scontato, ma è quello che effettivamente dovrebbero fare tutte le software house. Cioè, se mi fai una rimasterizzazione, fammela per bene. Vero, Square Enix? Parlo di remastered, non di remake, eh. Per quello bisogna aspettare che esca Final Fantasy VII. Che non se lo correrà nessuno, visto che esce con Cyberpunk e The Last of Us Parte 2. Cioè, che anche lì io ti voglio bene, ma tra tutte le finestre di lancio, proprio insieme a Cyberpunk 2077 e a The Last of Us Parte 2. Cioè, che da una parte praticamente che fai? Vabbè, ma perché se fosse uscito solo Cyberpunk dici, vabbè, Cyberpunk... maledetta dagli inni, un simbolo cadente del fallimento di Batman, un monumento alla paura. Dicevo, soprattutto faremo di Gotham l'epicentro di un'esplosione che trasformerà la capitale americana. Dicevo, da un punto di vista, uno dice vabbè, Cyberpunk probabilmente vuol dire che quelle sostanze vengano caricate nel miscelatore. Una volta sgombrata la stanza potrò pensare a fermare l'esplosione. Dicevo, molto probabilmente interesserà le... come si dice? Le... come si dice? I possessori PC. Mentre... e fai, quindi fa, vabbè, lo faccio uscire uguale perché magari potrei averci il sostegno maggiore di quelli come si dice, di quelli console. No, perché ti esce The Last of Us Parte 2, considerando che l'80% dei videogiocatori ha una PS4. Cioè, praticamente io vorrei sapere a chi hanno intenzione di piazzarlo quel gioco. Sembra molto ispirato al Bane di Nolan. Probabile. Anche perché considera che sin dall'inizio Batman Arkham comunque era nato che doveva essere un tie-in del film di Nolan. Quindi quindi è molto probabile che si siano comunque influenzati. Gotham pagherà per quanto mi ha fatto il suo salvatore. A parte tanto so dove va. E ora andiamo dal Mister Spauracchio. A quanto pare il flusso delle sostanze si è fermato. E questo può solo significare che sei arrivato, Batman. Aspettavo con ansia di rivederti. Oh, tranquillo, mio. Tranquillo. Chissà come mai. Se lo aspettava. Che look di spaventapasso. Di aver vinto. Hai paura, sei prevedibile. Col cappio. Ho il completo controllo di tutto. Come si spegne?
Lasciami o lei morirà. Di che cosa stai parlando? Barbara Gordon. L'avete trovato? Fuori di qui, ora! Calma, nessuno sa che sono qui. Niente fa così male come perdere un familiare. Sapendo che cosa ne pensate di Death Stranding? Allora, domanda. Non lo stiamo giocando, quindi, non vogliamo dire niente. Spettatore, ho visto le prime ore del gioco ed è stato, almeno per il mio gusto personale, una barba mostruosa. Cioè, la storia ha delle, come si dice, dei guizzi molto interessanti, la regia è fichissima, cioè, ma il gameplay, cioè, il solo pensiero di vedere un altro minuto di gameplay, avrei preferito tagliarmi le palle con una sega a nastro, cioè giusto per... Poi magari il pad alla mano è divertente, molto bello, cioè devi giocarlo per averci il senso. C'è altra via, Alfred. C'è sempre un modo, sir. La prego. Cioè, quindi non posso essere obiettivo e mi dispiace tantissimo. Però, a me personalmente non mi ha convinto. Anche se però devo dire una cosa. Il problema secondo me di Death Stranding, nel bene e nel male, è stato Kojima. Cioè, nel senso che non è un gioco brutto. Cioè, voglio dire, non è un gioco fatto male, non è un gioco da 4, da 3 come gli hanno dato alcuni, né tantomeno un gioco da 8,5, 9 come gli hanno dato altri. È un buon gioco, punto. Ma siccome Kojima l'ha fatto diventare un fenomeno di massa, ma andavo pianissimo e improvvisamente è andata a palla. Non sei riuscito, scusate. A fermarmi, Batman, quindi ora Gotham. Poi, grosso modo, se vuoi sapere cosa ne pensiamo anche un po', Mirko. Tra l'altro abbiamo c'è il TG Games, c'è proprio la notizia di Death Stranding e abbiamo detto grosso modo cosa pensiamo del fenomeno Death Stranding in questo momento. Che secondo me è un buon gioco, ma forse la gente la sta sopravvalutando per quello che è. Sì, esatto, è un buon gioco, ma nulla di più. Cioè, il problema non è rivoluzionario come la gente che dice sconvolgerà il mercato. No, è un simulativo come ce n'è tanti altri. Certo, questo è un simulativo fatto dalla mente di Kojima, ha molti pregi rispetto a altri simulativi che sono dentro. Ma è quello, poi c'è la cosa, ma non rivoluziona niente. Prende già che tutto ciò che è già stato fatto, sì, lo fa al modo di Kojima, molto autoriale, e quindi, essendo autoriale, ragazzi, come qualsiasi cosa autoriale, non puoi dire che è oggettivamente un capolavoro, perché si va sulla soggettività. Sì, esatto, cioè io sono dell'idea che secondo me il problema grosso di Death Stranding è stato proprio Kojima, che nel bene o nel male ne ha influenzato il videogioco. È solo questo che conta. Signorino Bruce, la imploro. Questa citazione è da Origin. Quello fai la cosa giusta? È anche da Origin. Addio, Alfred. Ampiezza esplosione aumentata del 1000%.
Ti manca l'ultimo. Non hai sentito cosa ha detto? Ampiezza esplosione aumentata del 1000%. Prima le diminuiva, ora magicamente è aumentata. Prima l'avevo ridotta al 50%, ora l'ho aumentata del 1000%. Indovinate cosa sta respirando in questo momento Batman? Cocaina. Guarda, forse Batman li garberebbe. Ti manco? E come dico sempre, registicamente è una Madonna. Questo è sì, qualche, no, ma l'ho letto, qualche mese infatti, prima. Infatti ti do ragione. Lorenzo, buonasera. Che sviluppo un nuovo gioco di Batman. Sì, l'abbiamo sentito anche noi, però a quanto pare non è di Rocksteady. Bene, adesso come diavolo faccio a entrare? Campione vocale analizzato. Identificazione confermata. Benvenuto, commissario Gordon. Incredibile. È quello che ci preoccupa più che altro, Mirko, che anche il prossimo gioco di Batman, però non sarà sviluppato da Rocksteady, ma da quelli che hanno fatto Batman Arkham, che per l'amor di Dio è sempre un ottimo gioco, però non sono i papà. Cercando qualche live, Batman Arkham City era quello con più spettatori, anche rispetto... Sì, ma il Knight purtroppo ha avuto come si dice, la sfiga nera che l'hanno veramente ottimizzato a merda per PC e si è tirato addosso un sacco di merda, oltre alla Batmobile. Vi ricorda nessuno? Dovete tirarmi fuori di qui. Mi tengono rinchiuso e mi sottopongono a test continui. Vi ricorda niente? Ma non c'è. Vi ricordate il post iniziale di scomparso? Sì, ora gira molto meglio, ora lascia fa. Poi come diciamo sempre, dettagli di Rocksteady. L'incontro cancellato? Pensi di potermi controllare? Nessuno controlla Goliath. Non dirmelo. Johnny Carisma. Tu sei il commissario della polizia. La sua faccia era su quel cartellone che hanno coperto con il mio. Cosa aspetti? Certo? Giornicino si esibisce a richiesta. E anche lei sul Senti giornale. La mia mancanza, Batman. Oh, sei tu, il commissario Noia. Cosa hai fatto alla mia anima gemella? Immischiati tra di noi e ti inciderà un sorriso così largo da farti cadere la testa. Che lei, per esempio, invece è presa da... Senti quello che si diceva noi... qualcosa alternativo dove la mamma diventa effettivamente Arcus è fatta così, è molto salve. Perché devi sempre arrivare così, Batman? Che posto è questo? Chi è questa gente? Poi con chi lo fanno Batman nel gioco in era inviato sangue a tutti gli ospedali dello stato. Sì, li abbiamo trovati tutti. Ne mancano alcuni. Come? Errori ospedalieri. Ma
trasfusioni non registrate. 5 persone contagiate, senza cure. Il sangue si è sviluppato a lungo. Le sta alterando. Stanno diventando... Joker. Mio Dio. È una forma della malattia Creutzfeldt-Jakob, mutata oltre ogni precedente medico. E quello sembra diverso dagli altri. Henry Adams. E tra le altre cose, se notate, è quello che visivamente gli assomiglia di più al Joker. È immune al sangue di Joker. Robin sta conducendo analisi per scoprire il perché. Una cosa è certa. Henry è la chiave di tutto. Ho collaborato. Ho fatto tutto quello che mi avete chiesto. Dicevi che ci sarebbero voluti pochi giorni. Non puoi trattenerlo contro il suo volere. Manca poco, Jim. Non possiamo lasciarlo andare se non salviamo gli altri. Aspetta. Hai detto 5, ma ne vedo solo 4. Tu nuovi Joker. Come fanno a... Ragazzi, ha detto 5, ma ne manca uno. Damian Wayne con taglia morta. Presto sarà qui. Cioè, ditemi se registicamente non è una madonna questo gioco. E ritorniamo al presente. E indovinate chi è tornato a fare visita? Indovinate chi è il quinto? Bruce. Riesci a sentirmi, Bruce? Oh, non essere così sorpreso, Batman. Sapevi che prima o poi sarebbe successo. Sono qui dentro di te in profondità. Insieme daremo a questa città quel che si merita. Un nuovo Batman. Un Batman migliore. Un cavaliere più... Bene, parliamo più tardi. Primo, dobbiamo concordare su alcune priorità. Oh, uscire dalla Ace Chemicals prima che esploda. L'esplosione. Ma la Ace Chemicals sta comunque per scoppiare. Devi pensare a te stesso. Dopo l'avevo preso tutte. Ora fai il broncio per due. Marcios, buonasera. Ragazzi, anche voi le voci di gioco le sentite basse? Perché noi le sentiamo giuste. Esplosione imminente. Anzi, cerchiamo sempre di tenere le voci di gioco più alte possibile. Casomai, Marcio, so, prova a riaggiornare ogni tanto Twitch. Quando entri in una determinata live, magari ti può spasare un pelo gli audi. Prova a riaggiornare e vedere se te lo... Hai la delica... No, le aggettive non ce l'abbiamo perché non ci... Hai la delicatezza di un clister al Napal. È bello. Ah, quando esci da Skypecall, la prima cosa che fai è guardare il conducente della Batmobile. Che non so se è già direttamente da lì che lo vedi. Sempre se ce la fa. Non mi ricordo se già lo fa adesso o è un pezzo più avanti. No, è più avanti. No, ma piano piano Mirko, no? Magari lo tu. Spero di no, Sweet. Cosa? Ok, vi seguo dal cellulare. Comunque grazie. No, no, te l'ho detto. Prova comunque a chiudere la live e a riaprirla. Perché Twitch purtroppo alcune volte decodifica in modo errato e ti spasa lievemente i suoni. È impedito che la tossina inondi la città. Che mi dice di Crane? Oppure di quel cavaliere di Arkham? Hanno blindati i missili? Le loro forze sono in tutta Gotham? Crane è fuggito. Sono stato esposto alla tossina. Santo cielo, va tutto bene? Ricorda cos'è successo al manicomio? Tutto ok. Ve lo ricordate? Ho avuto una reazione violenta, ma ora è finita. Tanto di cappello allo spaventapasseri. Non sono mai stato un fan dei suoi intrugli, ma questa nuova ricetta è un vero spallo. Tira fuori tutto il me che c'è in te. Sir,
Grazie, Alfred. Guarda le goccioline di acqua sulle orecchie. Sì, tra l'altro. Mi avresti deluso. Ho bisogno di parlarti. Certo. Vediamoci fuori dalla prigione della polizia. Sto arrivando adesso. Ma è veramente uno stress con i punti, eh. Non li voglio mettere. Abbiamo un bel po' di roba. Allora, Albert King. Vabbè, questo è stato creato per Batman Arkham Knight. Il Golia di Gotham è un boxer leggendario che con il record storico di KO consecutivi. Pochi giorni prima del suo ritorno su Ring King si è fatto ricoverare al Gotham General per una procedura di routine, ma è stato infettato dal sangue mutante di Joker. King, che ha mandato all'ospedale l'intera famiglia in uno scoppio di ira, sembra aver assunto le caratteristiche più violente e sadiche della personalità di Joker. Ognuno di loro prende una particolarità di Joker: combattente molto abile, forza sovrumana, furia incontrollabile. Last of Us 2 a maggio fa... No, allora, Mirko, rimandata a maggio perché banalmente... deve avvicinarsi più di più alla PlayStation 5. Esatto. A me più che altro non è quello che mi preoccupa di The Last of Us Parte 2. Christina Bell. Dopo una carriera di successo nel campo della finanza, Christina è entrata da poco nel consiglio di amministrazione della Queen Industry a Star City. Durante una trasfusione dopo un aborto spontaneo, Christina è rimasta esposta al sangue di Joker infettato dal Titan. Tornata al lavoro, ha portato un'arma da taglio a una seduta del consiglio e ha ucciso brutalmente 11 dirigenti, incidendo sorrisi nei volti delle vittime. Christina ha adottato diverse sfaccettature della persona di Joker, in particolare la sua ossessione per Batman. Infatti lei è letteralmente ossessionata da Batman. Diciamo quasi che se lo vuole scopare Batman? Sì. Harry Adams, il rispettato preside della stimata McCallum Academy, è stato esposto al sangue di Joker durante una procedura di routine al Gotham General. Harry non mostra nessuno dei sintomi di cui soffrono le altre vittime, perciò la sua immunità può essere la chiave per sviluppare una cura. Anche se all'inizio collaborava volentieri, ormai la pazienza di Harry è agli sgoccioli e non desidera altro che tornare a casa dalla famiglia. Effettivamente immaginate di essere reclusi. Prese, ok. Professore di biologia. Molto bene, quanto è simpatica la cosa. Jonathan Brown, o soprannominato Johnny Carisma, si è fatto conoscere nell'ambiente del cabaret prima di diventare una star grazie a un talent show nazionale. La sua vita è sempre stata punteggiata da episodi controversi, dall'abuso di sostanze stupefacenti alla guida in stato di ebbrezza, ma nulla che facesse presagire la violenza dimostrata nel recente pestaggio di una gruppi. Da quanto è stato effettato, Carisma mostra segni di megalomania, con comportamenti che rievocano la sadica teatralità di Joker. Non l'avrei mai detto. E... cioè, è magnifica. Vabbè. Cioè, buonasera, Plagas. Vero nome, bello questo, ce lo metto sempre. Vero nome sconosciuto. La nemesi di Batman, il sedicente pagliaccio principe del crimine, il capace di violenze incredibili e ha una tendenza a scatenare morte e distruzione. La sua morte ad Arkham City, dovuta a una precedente overdose di Titan, ha scosso profondamente il sottoposto criminale di Gotham. Molti hanno dato la colpa a Batman. Nonostante la sua morte, l'eredità di Joker è ben viva. Infatti, molte persone sporse dal suo sangue infetto dal Titan stanno ora sviluppando una personalità simile alla sua. Vabbè, questo lo conosciamo, ma questo è interessante. Sono passati due anni. Cioè. Prima che potessi fermarlo, Joker ha ingerito una dose massiccia di Titan e si è trasformato in un mostro gigante. Sono riuscito a sconfiggerlo, ma l'overdose ha avuto devastanti effetti collaterali. Joker stava morendo e gli serviva una cura. Per far sì che collaborassi, mi ha infettato con il suo sangue. Non ho potuto che aiutarlo. Ma non è tutto. Ha contaminato anche le banche del sangue di Gotham. Il risultato sono i pazienti attualmente in quarantena qui. Il sangue mutato di Joker agisce come un'infezione da prione, attaccando il cervello e trasformando i pazienti in lui.
Se non scopriamo come invertire il processo, nessuno potrà fermare quel che ha avviato. Beh, sarà quindi se volevate sapere se un mondo un po' più crudele, sì, se volevate sapere se la cura creata in Arkham City fosse stata utile, la risposta è no. No. E ora andiamo a vedere che ha combinato. Analizza le loro forze, truppe, equipaggiamento, movimenti. Voglio sapere con esattezza chi dovrò affrontare. Farò un'analisi completa degli eserciti di occupazione e le farò un rapporto tra breve. Ah, cazzo. Ci segue! Forza, accelera! Potresti ingannare, ma non me. C'è qualcosa di... Lo dai in targa? Hai paura. Hai sempre... Perché non mi dai in targa? Nel profondo grazie del tuo subconscio, nascondendole, ma qualcosa si agita nel buio. Enigmista, parla. Certo, qualcosa come vuoi. Ora basta. Si formano delle crepe mentre si fa strada verso la superficie. Ne sento quasi il sapore. Comunque, come avete già notato, se mettete la mappa, ora noterete una cosa. No, a parte ancora no, forse non li do. Forse più avanti, ma... Sai, penso di non avere mai ucciso un pompiere prima d'ora. Ma sì, sono sorpreso. Già, ho ucciso sbirri, paramedici. Batman avvistato, Chinatown! C'è dell'altro in serbo per te. A proposito, le voci che stavo sentendo, dove l'avevo sentita quello che parlavano di cose? Erano da queste parti, vero? Sì, pare di sì. Centrale, qui Falcon 4. C'è un passaggio vicino alla torre dell'orologio. Forse uno dei pompieri scomparsi. Passo. E infatti lo stavo sentendo da queste parti, io. Vedete? Torre dell'orologio. Ah, ci sarà pure rimasto qualcuno da rapinare a Gotham. O anche solo da picchiare. E qui te le segna se le volete fare o meno. No, le facciamo subito. Cioè sì, no, è per dire. Allora, una cosa che vi dico. Allora, una cosa che vi dico, quando andate per la città, sentite la radio della polizia o i discorsi in giro, perché uno, per quello che avete visto del tipi appesi, fate sempre attenzione. Sentite la musica. E tra le altre cose anche i criminali, perché vi diranno, ho visto un cadavere laggiù, nei pressi di... O la stessa polizia, abbiamo sentito della strana musica. Fate attenzione. Non mi arrenderò finché non lo avrò salvato. Batman! L'hai scoglionato. Non ne ha bisogno. Se picchia le pompiere. Grazie. Credevo di essere spacciato. Quegli animali. Pensa, che cosa ricordi dell'attacco? Il capo ci ha fatto ritornare in città a cercare i civili. Ha ordinato di non lasciare indietro nessuno. Poi all'improvviso una palla di fuoco mi ha piombato addosso. Devo aver perso i sensi. Mi sono svegliato con un pazzo che mi spegneva addosso una sigaretta. Hai trovato gli altri? Dov'è il capo? Sto ancora cercando, aspetta qua. Farò in modo che ti portino al sicuro. E ricordate anche questa cosa. Ora dovresti essere a 4. Doveva bastare per una cosa, per un potenziamento. Per un potenziamento mi serviva. Non stavi aspettando 4 punti per un potenziamento?
Batmobile dove l'avevo cacata. Eccola. Comunque, vabbè, Mirko, scusa che... per quello di The Last of Us parte 2, in realtà quello che mi preoccupa è il fatto che siccome The Last of Us 1 è molto autoconclusivo, sai, la fortuna di God of War non so quante volte può succedere nel mondo videoludico, è quello che mi spaventa, perché a me The Last of Us è piaciuto tantissimo e se l'è meritato tutto il gioco dell'anno. Buonasera Luca. Ma il, come si dice, un parte 2 sempre con Ellie e tutto quanto. Guardare la sua faccia quando gli dirai che sua figlia è stata rapita. Oh, stacca tutto. Perché ci osserva. Sarà davvero indimenticabile. E ora da qui in poi parte la vera ganzata di questo gioco. Proprio il Joker. Batman è qui. Per quanto sembra strano, in Arkham Knight il gioco è molto più presente rispetto degli altri. Sì. Jim. Dai, mi preoccupo. È Barbara. L'hanno presa. No. Le ho parlato. Ha detto che se ne sarebbe andata ore fa. Devi stare calmo. La salveremo. Chi è? Chi ha preso la mia bambina? Crane l'ha rapita. Alla torre dell'orologio. Dobbiamo andare. Potrebbe esserci un indizio che ci conduce a... Ok, resta in contatto. Prima o poi dovrai dirgli che è colpa tua, Batman. E la parte migliore è che sarò proprio lì con te quando lo farai. Jim, rimani concentrato. È pericoloso là fuori. Guida lentamente e lasciami gestire eventuali problemi. Perché non l'ho impedito? Una cosa del genere non era prevedibile, Jim. Invece dovevo immaginarlo, come padre e come poliziotto. Mi è successo tutto sotto il naso. Che poi è esattamente quello che sta pensando Batman, tra l'altro. Ma davanti abbiamo compagnia, chi sono? Milizia, ci penso io. Il seguitore è il cavaliere di Arkham che parla. La vostra priorità è catturare il commissario Gordon. Ripeto, la priorità è catturare il commissario Gordon. Questo è il problema della Batmobile. Dovrebbe essere pesa a quintalate, ma si arrabarta come se niente fosse. E arrivo. Batman e gioco. Come questa cosa l'ho trovata stupida, quella di rallentare quando li uccidi. Ti crea solo problemi. Non li terrò lontani per sempre. E sto arrivando, dammi agio. Se smetti di girare in tutte le stradine possibili, almeno non posso prendere la mira. Pericoloso, Jim. Entra nella Batmobile. Andremo alla torre dell'orologio. Devi andare lì, Andrea. Bea, devi andare lì. Lì dove? Ah, c'è. E niente. E non l'avevo visto, lo giuro. Tu portaci là tutti interi, Batman. Non abbiamo più tempo. Ora, arrivare là. Ok. Tutti interi. Ma perché altri continua a dire? Io mi caccherei tantissimo. Sì. A parte, senti il claustrofobia lì dentro. No, perché no? Perché di stare dietro al coso. Senti. Per analizzare la presenza di miliziani sulle tre isole e fornirle una rappresentazione in tempo reale delle forze. Altro collezionabile di nove, l'avevo anticipato troppo prima. Vedete?
è la roccaforte dei miliziani. Qui proprio. Da radar a lunga portata e un lanciamissili. Le consiglio di non avvicinarsi con la Batmobile per il momento. I droni rimasti su Bleak Island sono stati messi a protezione della torre dell'orologio, quindi si prepari una resistenza notevole. Un consiglio che vi do: quando andate nelle zone nuove, liberatevele prima questi. Perché sennò vi cagheranno il cazzo. Esatto. Che se spingi quelle cazzo di sirene sei meno rintracciabile. Passo il controllo manuale. Lo fermerò, signore. Jim, la torre dell'orologio è circondata. Sgombrerò l'area e ti farò sapere quando sarà sicuro entrare. Ma Batman, tranquillo. Lo sento che... Molteplici droni inattivi, che diavolo è stato? Il nemico ha capacità di attacco simultaneo. Pensa più in fretta. Batman ha eliminato l'unità alla torre. Ci sono truppe della milizia alla torre dell'orologio, Jim. Rimani nella Batmobile. Ti faccio sapere quando l'area è sicura. Non rimarrò seduto qui mentre vai a prendere quei bastardi. Invece sì, Jim. Barbara non vorrebbe che ti facessi ammazzare. Sarò da te un minuto dopo aver finito. Un secondo. Guarda, non è... Anche quello è fichissimo. Ma ha beccato anche le... Molto bene. Grazie Batmobile. Fico, ma magari bastava che ne colpissi uno solo. Con i miliziani sul tetto della torre dell'orologio. Posso tenere il panico se vuoi. Come mai incontrato il boss? Chi lo spaventa, Passeri? Una sola volta. Per me basta e avanza. È messo male, come dicono. Quel tipo ha problemi. Problemi gravi. Povero Crane. Sono un pazzo incompreso. Garberebbe. Barbara è con noi ora, Batman. È certamente più sicuro che con te. Vai. Diciamo, curiosa scelta di parole. 50 verdoni che la suda qualche parte. Lo spaventa passerà. L'avremo visto. Va bene. Vedete la grata. Andate tutti lì. Laggiù si sta muovendo qualcosa!
cazzo. Non è niente. Se di poter malmenare i miei uomini come gli sgherri di un volcare ladruncolo. Conosco le tue tattiche, Batman. Vediamo come te la cavi con una preda che sa adattarsi. Zitto, zitto, 4-4, li fai fuori uno alla volta, giusto? Non oggi. A due, copritevi le spalle. Fate coppia, non fatevi prendere. Siete in tre, però. Cavaliere di Arkham. Non sai un pelo contare. Dovevo aspettarmelo. Ci sarà fuori uno dopo l'altro. Basta, Lagne, continuate a cercarlo, ma siamo in tanti. E anche a Vice Chemicals saranno in tanti. Giusto osservazione. Non volevo fare questo, ma... Vabbè. E voi sareste la migliore. Non siete degni dell'addestramento che vi ho impartito. Se lo fossi, sarebbe già in ginocchio. Del cazzo sono finito. Non volevo minimamente andare qui. L'addestramento? Sono inutile, amico. Quello ci annienterà. Non ci riuscirà. Ricorda cosa ti ha insegnato il cavaliere. Dovevamo dare retta al tizio scappato dalla fabbrica. Chi ha insegnato il cavaliere? Fammi cucete. Una donna sotto la seconda, se solo capisci. E questo cosa mi potrebbe fare? E niente, però poi hai fatto il retto, figa. Ha dato capo a molti, però improvvisamente me l'ha tolto. Muori, sapendo che io li farò soffrire. Best play! Tutti quanti. Yeah. Però tutte le volte mi succede questo combatto. Mi dà il tasto e poi me lo leva e muoio. E niente. No, già, c'è da rifarvi tutti. Che noia. No, prima non ti conviene, fallo tu. È che non mi... A parte che ce n'è uno anche qui sotto, vero? Che è il medico. Da dove arriveranno i soldi per questa roba? E tra le altre cose non sarebbe neanche male. Vedete? Tre volte! Però mi dà quello del terrore. Merda. È Batman, è all'interno, usa il rapido, seguiamolo! Ma un colpo mi hanno quasi seccato. Andrea, un colpo di fucile a pompa a bruciapelo. Occhio aperti, lo prenderemo! C'avevo quello da 5, le avevo... volendo questo lo potevo buttare giù tutti. Ah, ho buttato giù prima quello vestito di bianco perché li puoi ritirare su lui. No, non ero io. Quanto gore le vecchie puntate di Ken. Vabbè. Roger. Ricevuto. Ricevuto. Questo volevo fare prima, porca miseria. Alzati e cammina. Jim, area sicura. Vediamoci nella torre dell'orologio. Notevole. Ma i tuoi trucchi ti annoiano in fretta, Batman. Bla bla bla. Sì, ho un punto. Bravo.
Vi ricordavate la torre? Così? Colin, sei di nuovo tu? Dolce Gramma! Aspetta a svenire, non ancora. Andiamo. Fai vedere quanto vali. Che è questo di The Killing Joke? Tra poco, Andy. Aspetta che torni a casa tuo padre. Sta scherzando, Luca. Cosa? Luca stava scherzando, no, perché siccome prima niente, con scambio di battute infelì. Sapete perché poi gli spara il Joker? Perché solo una persona può indossare quel mantello. No, in realtà sapete che gli spara il Joker? Perché voleva piegare Gordon e far diventare pazzo anche lui. Ora col cammino. Oh, ora non più. Tutto questo non è divertente quando droghi i tuoi amici, mi pare. E li porti fin dentro alla pazzia. Game of fino a cancellarli, mi pare. Che questa cosa ricordatela, perché mi pare lo ridice. Queste cose io l'adoro del. C'è nulla come un gran bel tuffo nel passato, Batman? E ora un posto in prima fila al grande evento. Come se il vecchio Jim Gordon non ne avesse passate abbastanza. Prima un giovane piacente maniaco gli paralizza la figlia. E ora non si dà pace per il suo rapimento. Dovresti dirgli che è tutta colpa tua, Batman. Sono certo che capirebbe, voglio dire. Non è che tu abbia fatto ammazzare sua figlia. Almeno, non ancora, comunque. Ma la notte è ancora giovane. Vedete, queste cose registiche studiate ad hoc. Tu giri la telecamera, ti cambia tutto il dietro. Non è meraviglioso. Certo che sì. Crane l'ha fatto per arrivare a me. Dovevo essere qui. C'è una cosa che devo mostrarti. Non abbiamo tempo, lei non è come noi. Peggio, era Batgirl, quindi. Identità confermata. Lei è forte, Jim. Più forte di quanto pensi. Lavora per te? È tutta colpa tua. Io la troverò. È la mia famiglia! Mia figlia! È tutto quello che ho! Non avrei dovuto fidarmi di te. Mai! In questo momento, via la razionalità, lui è semplicemente un padre. Poi, ovviamente, a mente più lucida cambia idea, però. Ovviamente qui parla il padre. E ora c'era Erasmo, buonasera. Buonasera.
Questo è quello che succede quando trascini i tuoi nemici nella follia. Poi non sono riuscito a leggere. Non gliel'avrei detto, ma è per questo che è così liberatorio essere me. Le cose che poi così è diventato il Batman che ride, sì. Tu ne vogliamo parlare? Di cosa? Di cosa, Erasmo? Buonasera, Jared. Scusa, quale delle tante cose di YouTube? Sono coperti disattivando la videosorveglianza della torre dell'orologio. Se penetrassi la videosorveglianza municipale, poi potrei monitorare tutti gli accessi all'edificio. Quello è il cavaliere di Arkham, a Barbara. Devo confermare in quale auto la tengono. Perché blocca le pubblicità? Dal 12 dicembre, se usi AdBlock, ti bannano il canale. Là, ecco il mezzo con cui hanno portato via Barbara. Basta levarlo. D60. Programmerò la Batmobile affinché rilevi il disegno. Io addirittura noi non l'abbiamo attivato. Lo attiva in automatico Google, se me lo disattiva lui, a me mi porta una sega e ritorno alla pubblicità, non mi cambiano un cazzo. Chiusura torre orologio, autorizzazione, Batman. Io questo gioco, io li adoro veramente tanto. Che tra le altre cose, poi quando dovremo fare i trofei dell'enigmista. Qua dietro compare una cosa molto interessante. Adesso che ci penso, come sapeva Crane di dover cercare la tua assistente informatica? Quando le ho sparato non avevo idea che lavorasse per te. È stata fortuna. Giusto. Infatti lui ce l'aveva con Gordon. Davvero? Io miravo alla sua testa. Va bene. Oh, se solo avessi avuto una videocamera quando ho steso Barbara col mio charm. Sì, infatti, ma sei stato. Allora che si fotto YouTube, anche qui. In un video devo supportarmi non uno, ma bensì due annunci. Va quello, bene. Ragazzi, quello dipende dal content creator. Avverti un problema però se ti bannano il canale. Sì, quello sì. Le tracce del blindato mi condurranno da Barbara. Posso usare lo scanner della Batmobile per seguirle. Altra figata. Però vedete, la Batmobile è impattante, ma si vede che si sono sforzati di dargli un'unicità. Anch'io, signorino Bruce. Presumo abbia scelto quel titolo per un motivo. Da dove suggerisce di iniziare? Arkham City. Consulta i file di ogni detenuto che è stato rilasciato dopo la morte di Hugo Strange. E Alfred. Sir? Sapevano di Barbara. Attiva i protocolli di sicurezza della Batcaverna. Non abbassare la guardia. Batman o Oracle? Ora ti importa chi sono? Devi solo trovarmi. Ma Gotham è grande e c'è un esercito che ci divide. Sono pronto per te. Già questo è altro indizio. Non la chiama Barbara. La chiama Oracle. Altro collezionabile. Perché non volevano mica renderci le cose facili. Si è schierato un dispositivo. Ha scavato a fondo nella strada. Sì, lo vedo. Dispiegano dispositivi simili in tutta la città. Indago subito. Ehi, Twitch, sono arrivato. Accetto. Sgaccia l'affiliazione. Hai saputo? Buono. Di cui parlano, quello col cappuccio che assomiglia. L'indizio di cosa, Luca? Perché, e te lo dice anche
Il Joker ha sparato a Barbara perché era Barbara Gordon. Per la gente, è una bomba, Alfred. Lei è Barbara Gordon e basta. Solo Batman un collegamento remoto con sa che è Batgirl e... o la chiama Oracle. Cioè, concluso l'hacking, ne esporrò il nucleo e la disinnesterò. Solo pochissimi sanno che Barbara Gordon è Oracle. Un plotone di blindati a controllo remoto per fermarla. Impossibile. Impossibile? Se lo dici tu. L'idea mia è quella. Non mi ricordo, quasi 8 mesi per arrivare al 100. Ah, ma infatti sono contento, Blas. Sì, Blas, Jared. Queste macchine sono implacabili, non si fermano mai, al contrario di te. Non esitano, non si trattengono e non hanno alcuna paura di te. Batman. Cazzo. La carica della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Novità. Anche questo, attenzione alle cose audio o consiglio mio, poi quando vedete vi le dice. Per adesso, in questo momento sappiamo che a Black Island ci sono due mine. Che è dove siamo adesso? La Blick. Penso che in questo momento non ci sia altra. Batman, facci uscire di qui. Alfred, la pista del cavaliere porta a Miagani Island. Abbassa il Mercy Bridge. Non posso, sir. Siamo chiusi fuori. Devono essersi collegati al sistema di controllo dei trasporti. Trovami il loro punto d'accesso. Bene. Analizzando il traffico di rete, si direbbe tutto reindirizzato verso Grand Avenue Station. Allora è lì che saranno. Ci vado a piedi e acquisisco il punto d'accesso. Ti contatterò quando potrai abbassare il ponte. Sì, ovviamente. Cioè? Miagani Island è brulica di droni e truppe della milizia. Ma prima di andare di là. Già. Questo torto mi frega. Qui abbiamo niente. Sì. Resta in derapata per 3 secondi con la Batmobile. Ok. Ti servirà una bomba per mettere fuori uso la sua auto. Allora devo trovare una strada. Aspetta. Se mi senti, Batman. No. Ti poni come un guardiano, Batman. Un protettore. Ma non sai proteggere nemmeno i tuoi amici. Ah, ok. Cazzo, ho toccato. Cazzo, devo. Qui
macchine. Ok, dopo che lei. Ah, ok. Che è successo? Niente, va a vedere un po' dalla conferenza quella Microsoft. Ah, ok. Hai sentito dell'enigmista? È uscito di testa, più del solito, intendo. Indietro, ci prenderà! Nessuna speranza. Oddio, che cosa fa? Che sta facendo? Ci segue, merda! Batman è qui! Via, via, è qui! Sentito? La musica! Dell'enigmista. No, ti dirò tutto. Grazie. Quando ero qua, hai sentito? C'era la musica. Senti. Da che parte? Ora da punte, perché non sento niente. Andrea, abbi pazienza, sono elastico. Questo dove non batte il sole. Non rompere coglioni. Forse di qua. Sì, vedo la luce. Voglio fermare l'assassino. Nuovo assassino. Sì, perfetto, Sweet, sì. Ah, altro dettaglio. Notate, sono messi in posa, musica. E guardate. Noterete che ci sarà sempre una scritta diversa. Ma cosa? Ho trovato un altro corpo. Il tema delle mutilazioni sembra identico alla vittima precedente. Così a quanto pare Gotham nasconde davvero un serial killer. E io che pensavo che questa notte non potesse peggiorare. Scansionerò il corpo per cercare di identificarlo. Una cicatrice sul braccio. Sta cosa io l'adoro. Riconosco la forma. 20 anni fa era una specie di segno distintivo tra i detenuti di Blackgate. Indicava un manipolo di criminali chiamati il sestetto di Bloodhaven. No. Resti di un pacemaker inserito nel ventricolo destro. Incrociando dati del produttore e tipologia di stimolazione, potrei restringere la lista. E mi sono sempre domandato, ma quelli che vedi sulla sinistra sono sviluppatori? Sono gli sviluppatori? Sì, sicuramente. O stanno prendendo immagini del caso? Quelli sono sicuramente parte di chi fa parte di Rocksteady. Ah, oh, ho visto il mostro. Già è giallo. No, mi era sembrato giallo per quello. La vittima presenta deformazioni al ginocchio. La sclerosi alle articolazioni suggerisce un'artrosi infantile, una forma rara e debilitante. Ma tutto non ci avrebbero a pagare diritti e niente per mettere. Ho identificato la vittima, è Franklin Accardo. I suoi dossier sono un susseguirsi di crimini legati alla droga, sir. Entra ed esce di prigione sin da giovane. Scontava una pena di 20 anni. Ma già non l'ho fatto. Prima che lo scarcerassero per motivi di salute. È cardiopatico. Si è trasferito a Little Rock, nell'Arkansas, da dove è scomparso. Un'altra persona che è stata portata a Gotham da fuori. Un dettaglio importante, sir. Come anche queste parole scritte accanto ai corpi. Cerca di trovare un nesso tra le due vittime che ho rinvenuto, Alfred. Ci deve essere qualcosa che le collega. Farò del mio meglio. Ok. Quindi. Ritorniamo a rimetterci qui. Ah, che bello. La Batminchia, vabbè. Thank you.
Scusate. Beh. Ma che hai visto? Ha cambiato. Cosa? Prima c'era la faccia del Joker sul... sul cartellone. Questo non so cosa sia. Hai paura dei piccoli criminali di Gotham? Dei blindati in giro per le strade? Degli uomini... Simulazione attivata. Che devo... Ah. Tranquillo. Non danno scacciate. Oh, oh, stacca tutto! Perché? Ci osservo. Ah, buonasera Simone! Meno male che ha Accardo e non Offredo anche. Perché? Beh, in effetti è un po' strano, però. Se la selezionassi Batman sarebbe bello. Ho visto un altro di là. È distrutta. Oh. Penso non lo fa vedere lì. Se mi viene più tre verde sopra. Non ci ho fatto caso, guardavo il radar se ti levava la freccina. Vedi? Cazzo. Guarda dov'era. Pare anche di poco tra le altre cose. Ne servono 10. E questo è tutto quello a trovarle. Che è. Simulazione attivata. Comunque. Dai, insomma, metti che ti dai. Alla simulation. One station, one nation. Faccio un po' la compilation.
Yeah. Buonanotte, Sweet. Buonasera, gioca. Andy è andato a mangiare? Simulazione attivata. Poi c'è un bel venticello freddo. Giallo freddo c'è. Buonanotte, Gio. Gio? Sì, Gio. E buonanotte, qui. Simulazione completata. Fatta. Perfetto. Io non leggo. La Pavia. Tanto mi guardi le, se c'è altre sfide. La Pavia. Cosa non leggi? Aspetta, qua che si vedeva. Questo è quello che ha fatto adesso. Ok. Quello l'ha fatto. Un messaggio suo. Che scie. Che va via. Di Sweet che va via. Sì, l'ha scritto prima. Questo che deve fare? Una planata resta in volo per 300 metri. E questo... Ah, questo ce l'ha già sbloccato. Tutta una squadra di milizianti armati. Ah, questo lo potrebbe fare. Questo ce l'ha, c'è altri? No. Quindi... Allora, ricapitolando, c'è da fare questo e questo. Ah no, aspetta, c'è anche... Ah no, sì. Ma questo c'è un modo di... Ah. Sì, ah, sono un pirla, eh. Toglierlo. Posso... No, eh.
Bello che siamo primi. Siamo primi. Cioè, guarda, fichissimi i modelli. Io ancora non ci avevo niente. Comunque, di questi, qui ho sbagliato a cliccare, poi c'hai questo da sbloccare. E devo fare gli sparati dal basso, poi direttamente in planata, il resto è in volo per 300 metri. Ora sarà un po' difficile con quello. E un altro invece che è già sbloccato. Ah sì? Ah, questo per ora la vedo difficile. No, fatta, guarda. Infatti è una cazzata. Batman, è qui. Come andate subito via appena vedete la Batmobile, però? Chissà come mai. Brutti caca. Batman, torna indietro. Oh, merda, ci dà la caccia. Accelera. Allora, affronta la prova bloccare. Scegli cerca. Ok, non ho capito, ma è... simulazione attivata. Ah, questo è proprio questo punto. Fanculo. Perché meno 3? Perché ti leva 3 secondi dal totale. Ah. Sir, no problem, sir. Cazzo. E è bucciato un botto di roba, quindi vabbè, a me l'importante è quello di prendere il punto potenziamento, interessa solo quello. Ok, quanti punti siamo? 5. No, però non volevi fare una cosa con la Batmobile, ora non mi ricordo. No, l'ho fatta, Mirko, era questo. Questo che fa? Aumenta l'energia guadagnata dall'arma secondaria della Batmobile con ciascun nemico distrutto. Che non sarebbe male. Il massimo però... di stelle è 3. Di cosa? 3. Poi se vai oltre vai a fare le classifiche. Ok, quindi queste fatte. Un basso a destra. Questo? Sì. Mettete alla prova. Ah, è una sfida. Non subire danni durante la sfida. Metti capo il medico della milizia per ultimo. Esegui 2 multi capo terrore separati. Ma
stronzino. Due cose terrore. Ma dov'è? Ma dalla parte di là? Dove cazzo? Sì, è di là. È perché Andrea il ponte è posato, quindi non ci puoi andare lì. Lo so. Dico, la Batmobile di per sé non ci puoi arrivare. Non esageravano dicendo che fuori c'era un esercito. Batman. Te lo ricordi, Mirko? Allora, il medico lo devo lasciare per ultimo. E due cose furore, terrore, e poi... Non devo subire colpi. Ah, vabbè. Simulazione attivata. Questo non lo fece anche la prima volta... Allora, il medico... Dovrebbe essere quello bianco, se con quell'altro. Sì, ora però me ne servono due... È quello là, me ne servono due vicini, però. Però non ci va mai nessuno. Venga pure, Batman, siamo pronti. Come cazzo? Ma non ce n'è mai due uni vicini. Sempre meglio del mio ultimo incarico. Cazzo. È qui, Batman, alla mia posizione. Il bersaglio si muove, mi serve aiuto. Perché non mi dà quello multiplo? Di qua, da questa parte. Perché non me l'ha dato? Me l'ha bloccato in automatico? Ci è sfuggito con una specie di fumo. Oh, l'aveva dato, cappotto errore. Odio quando succede questo. Il problema è che... Sta scappando, stiamo gli addosso. È salito lassù, attenzione. No, tanto c'è il medico che le ritira su. Parlo. Ora, ora il problema è che devo ricaricare il coso terrore. Il vero problema è quello. Ecco, se fossero, se venisse sopra avrei finito, perché ho quello da 4. Sai? Ora un po' meno.
Cazzo! Preso. Niente. Allora, aspetta, un po' via piano. Eh? Ricomincia, penso. Allora, devo far venire fuori prima il tipo. Ho visto zone di guerra più belle di cose. Se riesco comunque a mantenerne tre lì e levare velocemente le altre. Aspetta. Te ne sono rimasti tre. E lui per ultimo. No, ne manca ancora uno. Come? Cazzo. Però ho il tempo per andare a prendere anche quell'altro. Sì, volendo sì. Allora. Perché se riesco a caricarlo velocemente, loro sono tutti lì, le prendo tutti in un'unica botta. Con lui per ultimo. Dovrebbe aver finito. Sì, dovresti. Simulazione attivata. E questo è un vizio che non leverà mai. Cosa fosse, ma fa male. Torna in battaglia, siamo occupati. Qualcuno mi copra, controllo i feriti. Stronti, guardia. Ti devi svegliare. Che ti Ho bisogno di uomo a terra, verifico. Copritemi. Mi senti? Troppo ne rianimo un altro. Mi stai andando a buttare giù quello lì. Bastardo. Non ancora. Se metto le mani addosso a quel mentecatto, lo rompo tutto un altro alla volta. Cazzo, m'ha visto. Se lo prendo prima io. M'ha visto. Levati di mezzo.
Allora, il problema è che ti tira su quello. Non c'è? Vaffanculo. Che a me mi frega quello in fondo laggiù. Non è che forse mi conviene levarlo subito. Prova. E poi ritornare qui. Simulazione attivata. Che poi se più che altro c'è da vedere se ora farlo dal fondo non ti caga il cazzo per che cosa di errore. A parte che mi hanno visto, io non so come. Ah no, questo me l'ha già incasinato. Sì, infatti. Però funziona sempre perché questo me lo piglia subito. Dai, me la... Anche qui. Qui neppure. Perché? Non addormentatevi, è qua in giro. Guardate a tu. Me l'ha ricambiato tutto. Sì, infatti non ti ha preso il primo. Cioè, ti ha sentito il coso è, ma non ti ha sentito quello sotto. No, no, mi ha sentito ma sono andati ovunque in modo diverso. Simulazione attivata. Allora, tutto ciò sì. Aspetta, magari che infatti che arrivi su. Provo. Cazzo, però ora c'è anche il medico lì. Qui non c'è nulla, cercherò ancora. No! Ecco, perché non mi ha preso l'attacco silenzioso qui? Cioè, erano in posizione, non li vedeva. Avevo fatto KO multiplo qui. Sì, infatti. Santo. Tu cazzo! Allora sto sbagliando, devo... Simulazione attivata. Perché o si riuniscono qualcosa qui e mi è sfuggito. Quello prima si era spostato. E ora non ci va più. Io... Tenete gli occhi aperti. No, mi sa che non te lo sentirebbe.
Cosa è successo? Chi? Chi mi ha visto? Ma... A parte il fatto che, come al solito, l'effetto moscone. Io avevo puntato la cosa e l'ho fatto... Quando si aggrappa a tutto, quando non si aggrappa a un cazzo di niente. Sì, infatti. Simulazione attivata. Tanto questo lo devo far uscire per forza, perché sennò è inutile. Aspettiamo che anche lui torni indietro, perché così lui non riuscirei a prenderlo entrando. Tenete gli occhi aperti. Ela, c'è qualcuno lì? Non puoi fuggirmi. Ma mi ha visto? Si sono separati. Io veramente... Tutte le volte cambiano, io non... Come faccio a prenderlo a fare le cose? Ok, protocollo antipipistrello standard. Via, controllare gli angoli. Potrebbe essere ovunque. Sangue freddo, vuole spaventarci. Grazie. Ora non c'è nemmeno uno dietro l'altro. Ah, sono tutti separati. No, aspetta, questi due no. Tutto ok, ragazzi? Vedete qualcosa a foto? Sto bene. Sì, anch'io. Già, tutto bene. Qui nulla. L'unico è il dottore. Possiamo farcela. Merda. Se torna dobbiamo essere pronti. Oh, io lo sono, non riempiali più. Ma che? Non l'ha sentito quello, perché tu avete gli occhi d'aquila. È tornato Andy. No, dai, è già andato tutto a bacca. Perché all'inizio me la faceva tranquillamente e ora improvvisamente non funziona più? Non domanda. E non capisco io. Simulazione attivata. E devo rischiare col medico. Fare velocemente fuori. Perché questo è lui, c'ha il tempo di quei due. Fare velocemente fuori quegli altri. Fare il coso terrore. Ah, sono arrivati i soldi di Twitch. Va bene. Cioè Joss, insomma. No, è bello che me le selezionava tutte e faceva. Loro tre le pigli. Lui. No, sennò poi finisce la sfida. No. Cazzo. Dai, salta, porca puttana di quella troia. Torna l'urce. Se io faccio così, questo qua va giù. Giù. Devi andare giù. Nulla, è qui da qualche parte. No! Credi ancora di essere salvato? Tutta la città è fallito. Tutto questo è tutta colpa tua. Non te la faccio. Disperdetevi. Di qua, da questa parte.
E non te l'ha fatto. Erano gli ultimi tre allora. Cioè il capo cosa cazzo era venuto perfetto questo. Posso riprovare se ci riesco un'altra volta? No, ma infatti. Allora. Simulazione attivata. Che diavolo? Allora, vi prego, andate tutti e due nella solita direzione di prima. Non saprei, forse è stato Batman, ma è già scappato. E ora va sopra. No, ma più che altro a te ti interessa che si muova. Che semplicemente si muova. Ti conosco meglio persino di te stesso. Come va lì? Vedete qualcosa? Che cazzo? Copritemi mentre lo rattoppo. Dove è finito? Di qua. Ti aiuto. Mi senti? Allora, aspetta che lo ritiri su. Ma lui deve essere per ultimo. Ora l'ho fatto. Sì. Dai. Nice. Caputtana. Bravo Simone, in For the Order ci sta tutto. Ora. Ridiamo un'occhiata. Qui. Fatto tutto. Qui. Fatto tutto. Questo è dell'enigmista. No. Vabbè, questi fatti tutti. Sì. Questo fatto. Fatto. Questo fatto. Già che qui ha sentito qualcosa la tizia. Aveva detto a Bristol, dove sono ora? Ora però devo. Però qui era un po' un problema. Però anche di qua devo trovare sempre la bomba io. Vedi? Quindi, intanto per quanto resisterai, Batman. Per quanto cercherai di mantenere l'ordine in una città destinata da sempre al caos e alla disperazione. Più che posso, spaventapasseri, più che posso. Tranquillo. Sono stato fico! Fa tranquillo, tutta una notte. A quanto ne so, il cavaliere vuole la morte di Batman. E lo spaventapasseri a trattenerlo. Ora. Allora c'è da trovarla la bomba. Allora, facciamo quello che facevo sempre per trovare le bombe. Intanto facciamo il perimetro. So solo che deve essere ora. Ora? Sì, ora. Cosa sei, sordo? Ok,
Ma che avevi in mente? Ma stanno per parlare non c'è di me? E quanto? Ne avevo forse solo uno, quello svelto. Diciamo che ci sono vari livelli di sveltezza. Più continui a parlare, più vorrei ammazzare te al suo. Beh, effettivamente sono un po' un cagacazzo. No? Lei che dice, signor Mir? Bello che praticamente c'è quei poveri cose che si stanno cagando fortissimo. No, non ha paura della spaventa passeri. Se facesse paura non gli servirebbe il gas, giusto? Allora, i pezzi di idea, giusto? Dove c'è questo per ultimo, perché mi ricordo che è l'ultima che ti dà ed è lì sotto. Quindi lì sono sicuro che non c'è. Hai visto come riduce le auto quel coso? Non resterò certo a scoprirlo. Cosa posso dare in questa? Che non ci interessa in questo momento. Centrale qui fai con 5. Vedo una sommossa in corso. Zona di contro, passo. Questa è la prima che abbiamo fatto. O meglio, quello che ci sblocca. Qua la missione principale. Esatto. L'enigmista parla finché puoi. Ti dirò tutto quello che so. No, ma cominciamo. Vabbè, un po' dopo. Però sì, meglio stare. Te nel dubbio. Che mi ricordo la prima volta che ci si gioca. Io ti tiro il cazzo. Ma sì, effettivamente ti spiazza. Pesante, come cazzo l'ha detto? È bello, non è bello. Indietro, ci prenderà. Nessuna speranza. Ho rifatto il giro, vero? Probabile. Hai perso, cavaliere oscuro. Sì, spaventa passi, si è capito. Regno di paura. Ora è tutto mio. Bla 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 bla. Vieni a affrontarmi a faccia aperta. No, non ho pensato, meglio con... meglio con la maschera. Diciamo che non ha un bel physique du roll in questo lo spauracchio. Faccio uscire di qui. Un pochino. Che cazzo è quella mina di merda? Adesso col cavolo che mi avvicino a quella dannata Ace Chemicals. Dici? Perché? In realtà ora come ora forse potrebbe essere il luogo più sicuro. Devi fare sempre il soglio. Cazzo. Diego, buonasera. Avete comprato la macchina nuova? La troca, esatto. Centrale, abbiamo trovato il camion della stazione 17 al Dixon Dock West. Qualcuno sta cercando la squadra? Falcon 4, chiudo. Camion? Che camion? Eccola. Avvistato nel Coldron.
non ho disarmato la bomba. Uno in meno, signore. Mi fa sembrare degli idioti. Fa sembrare? Batman ha liquidato un Diamondback. Ho perso un Rattler. Se ne fottetevi tutti. La carica della bomba è esposta. Col verricello elettrico potrei causare un'esplosione controllata. Questa differenza del controllo della PlayStation è molto più difficile da usare i grilletti. Eccellente, bomba disinnescata. Batman ha stordito questo. Ho perso un Batman. Batman mi ha dato. Sta andando con prezzi gli utenti. Allora, qui ne mancano ancora 4 di loro. Perché ragazzi, questa cosa vi conviene farla prima di andare. Perché quello che succede ora, praticamente, ve lo dirò, serve grosso modo poi per sbloccarvi l'altra parte. Quindi prima di passare isola vi conviene guardare tutto quello che potete fare qui e poi andare nell'isola successiva. Allora, quindi qui me ne servono. Non avevano mica detto niente, vero? Allora. Una cosa che so è che non sono laggiù, mi pare. Aspetta. Deve esserci qualcosa da queste parti. Esatto. Uno dei pompieri scomparsi è prigioniero al porto a est degli studi cinematografici. Non lo abbandonerò. Proceda con cautela, sir. Si segnalano scontri a fuoco. I criminali potrebbero essere armati. Dici? Nah. Prima i fratelli di Game Streets. Va bene, penso che il nome del nostro canale sia stato storpiato in tutti i modi conosciuti da mente umana e non. Io me li mangio a colazione. Vieni. Cosa? Di Andrea Armato, che mi fa procedere con cautela, amico. Ci sono degli Andrea Armati. L'ho provato. È andato lassù, non possiamo arrivarci. Batman, alcune volte sei veramente il ritratto di un pezzo di merda. Questo lo potevo finire in 2 secondi, ma ovviamente oggi. Venga qui. Venghi, venghi. Venghino, signori, venghino. Questa ad esempio l'hanno cambiata comunque un po' dall'altro. Ora lo prendi direttamente col rampino. Quindi da più no, vedo che sono tutti con la giacchettina da coso antipanico. Cioè, questa è come sarebbe finita le rivolte delle giacche gialle in Francia, sarebbe finita così. Tu sei simpatico. Liberare il pompiere, devo. Non possiamo arrivarci. Spunta Steve in creative che vola dalla parte all'altra del cielo. Sarebbe. Beh, sarebbe particolare almeno. Che diavolo è successo? Non mi ricordo niente. Hanno attaccato il tuo mezzo. Diago, la storia della tua vita. Presi in ostaggio dai rivoltosi. Nel mio posto devo fare il mio. Tu puoi salvare Gotham questa volta. Non mi arrenderò, troverò la squadra. Aspetta qui, un agente ti porterà al commissariato. Ok. Quindi andiamo a cercare.
Mi sveglio in un'altra città su Skyrim, non ricordo un cazzo, che minchia è successo? Sempre che sia vera. Vabbè, c'era una macchina dell'inglese. Vabbè. Non è quello che mi interessa ora, vero? Ti sei fatto. Poi mi pare uno anche. Anche di là. Che cosa vedi appollaiato lassù? Una preda che non ti teme più. Una città morta che preannuncia la tua sconfitta. No, mi ricordo male. Perché questo l'ho già fatto. Ma non l'ho già fatto questo, perdono. Sì? Probabile, se no ci sarebbe. Ci sarebbe. Però se le vedo così. Mi ha fatto vedere il trailer di Jumpy 4. Ora dico solo mamma mia. Beh, cazzo, Jumpy era figo già nel 2 e nel 3. Ah, fatemi. Figuriamoci come sarà nel 4. Che altro spero molto. Parla. Non costringermi a spaccarti la testa per trovarci dentro le risposte. Parlerò. È la scelta giusta. Come al solito, Batman. Detto tra me e te, cioè, considerando che è uscita roba tipo anno 1800 e cazzate varie, cioè, c'è la possibilità di veramente che possono porcate. Soprattutto considerando che adesso puoi fare, grazie anche ai Total War, cioè, c'è la possibilità di schierare veramente un sacco di gente al giro. Se no. Qua c'è una mara di gru, ci avevo visto. Hai visto la faccia di quel poliziotto quando ha girato l'angolo e ci ha visto? Attenzione, Batman è qui! Non so perché non fai quelle aumentate. Perché lo faccio ma non me lo prende, Mirko. No. Mirko, lo devi pigiare questi due, ma non si sa perché, anche se te li illumina, lo fai, non te lo fa fa. Perché non serve avere il coso giallo. Sì, te lo fa, è un attacco. Ma non lo fa. Non chiedermi. Grazie, Batman. Dove sono gli altri? Dimmi che stanno bene. Non preoccuparti, ti salverò. Non dovrei neanche essere qui, mi hanno licenziato 2 settimane fa, insieme a tanti altri per i tagli di bilancio. Gotham non aveva. Ricordatevi questa cosa. Poi capita questo casino e chi chiamano in prima linea a salvare vite? Almeno c'è qualcuno che ci protegge. Grazie. Aspetta qui. Verrà un agente per riportarti al commissariato. Ok. Quindi siamo a 4. Me ne mancano 2 quindi qui. Giusto? Quella sommossa c'è nel tanco, se sai. C'è spesso. Vorrei che il parco divertimenti di Joker fosse aperto, niente fila per la ruota panoramica.
sono nel quartiere. Ma tutta questa pioggia fa sembrare meno stupido. Ho visto un verde. Sempre con quell'ombrello. Aspetta, ho visto un verde. Sì. Ricordatevi i suoi baffi. Ci serviranno dopo, quando taglieremo questo scorciato. Come sfiora ogni singola volta lo schianta la sua testa stratosferica. Ma lui è Batman, in realtà non è che le è cartolato. Che tra l'altro quello è un attacco nuovo che hanno loro, Sì. Abbracciato. No! A parte quello coso da dove è comparso. È Batman, investiamolo! Peccato che non lo posso. Vabbè. Batman? Sì, bravo. Un altro. Sull'Ace si sta addensando un gran brutto nuvolone. Che ci fa Batman qui? La Madonna. È dappertutto, qui a Venezia, a Gotham. Ti dirò quando fermarti. Non vuoi sapere dell'enigmista? So tante cose su di lui. Grazie mille. Che bello, c'è anche pure l'elmetto il tizio. Allora, bisogna fare attenzione a gruppetti. Sai cosa mi manca soprattutto? Sanguinare tutto nello stesso momento. Lui sì che aveva il senso dello spettacolo. Aspetta di vedere stanotte cosa ha preparato lo spaventapasseri. Non rimarrai deluso. Beh, sì, ma non ha il senso dell'umorismo del gioco. Acqua altro. Ed anche sanguinare? Sì, perché no? Bello che te la faceva fare tutto nello stesso momento. Aspetta. Pensi che mi farei sconfiggere così? Che quella vecchia fabbrica arrugginita fosse la mia unica arma? Recitazione della tua fidanzata. Esatto. Un bel po'. Pian piano diventano sempre più difficili. Oh, che questo dovrebbe essere il penultimo. Cioè. Tengono un pompiere in ostaggio vicino alla torre dell'orologio. La pagheranno. Ecco. Perché non mi prende le mosse? Vogliamo vederti soffrire. Va.
Cazzo. Certo che sto Batman è un po' OP. Avete mai giocato End of Fate? Sì, l'ho giocato io. Ed è bello all'inizio. Poi dopo un po' comincia a diventare un dito nel culo di poliestere. È improvvisamente fermato. Ma allora, Batman, ma che... Oh. Perché mi mancano delle mosse, ragazzi. Quello di poliestere, sì. Per il semplice fatto che... Non lasciarmi qui, Batman. Come si dice... Poi sembra quasi fatto apposta che tu ogni partita tu la perda. Ed è frustrante e allucinante. Dimmelo. Devo saperlo. Hai trovato qualcun altro? Alcuni di voi sono tornati al commissariato. Che poi, prima di andare là, se voglio anche tornare al commissariato e farvi vedere una cosa anche carina. Di stasera abbiamo avuto settimane di... Anche perché penso che se continuo dell'altro, penso sarà alla fine. Ovunque? Sì, sono successe più cose in una settimana che in mesi. Ma il capo si è fatto avanti, ha lottato per il nostro lavoro, ci ha fatto restare uniti. Questi ragazzi, Batman, sono tutto per... La cosa bella davanti è il Dipartimento di Giustizia. Aspetta qui, un agente sta arrivando. E che tra le altre cose, ok, almeno posso distruggere le armi. Spartan will not... Mi è venuto in mente una cosa. Dov'è il ponte che devo... Senti, io li... Era voglio... questo, no? Che mi ci aveva fatto... Qual è il ponte, quello che dovrei... Questo qui. Potete. Dicevo, per l'amor del cielo, io so di... Ma la traduzione in italiano rende 3000 volte meglio. Cosa? Di 300. Sono sicuro, c'è una strana creatura. Nonostante sia l'originale... Sentito? Quello in inglese. Cioè, nonostante sia originale quella in inglese, ma la versione italiana rende 3000 volte meglio, perché ovviamente è quella più vicina. Questa città è un casino. Se solo tornasse Joker. Ma come... Perché si è caccato valore di linguaggio? Io dove avevi lasciato la Batmobile? Può darsi. Sì, è quello del ponte. Tu stai sempre con... L'enigmista, vuota il sacco. Vaffanculo! Vedi? Come? Proviamoci di nuovo. Ok, parlerò. Che in rari casi... Vi possono rirompere il cazzo anche quando sono sdraiati, ma proprio rari. Ora, mi è venuto... Finché hai la mano nel culo, allora. Mi è venuto in mente che ce n'erano uno a un ponte. Che ovviamente non è questo. Ok, quindi no. È stato troppo facile, vero? Comunque la Batmobile era lì. Sì. Bella, ci sono già. Tutto qui. Chi incatenerebbe un cadavere al muro? Beh, una persona non sana di mente. E a Gotham, come ben sappiamo, ce ne sono... Cioè, ce ne sono a pacchi? No. L'idiota di Batman spadroneggia da troppo. È ora di capovolgere la situazione. Tu e quell'esercito? Vi ricordo che è servito un esercito per... Hai sentito? Scusate, che ho fatto sabato notte? E non so. Confermato. Arrivo giusto.
No. O magari sì, solo che magari non mi viene in mente. Se dici sabato notte, siamo a giovedì. Ripeto, io a malapena mi ricordo cosa mangio ieri sera. Cosa ho mangiato, no? Cosa mangio? Sì. Andrea, non mi ricordo come coniugare un verbo, mi dica. A questo punto però mi converrebbe in realtà guardare. Cosa? Anche in fondo di qua. Anche se sai, uno stranger ci faceva la predica come lo spaventapasseri, ma almeno ci inviava del cibo. Beh, è vero. Buonanotte Simone. La canzone, quello dell'erba della giovinezza. 3 secondi perché c'era un bordello. Ah, ok. L'uomo che aveva promesso di salvare Gotham. L'eroe che aveva giurato di proteggere la gente. Promesse varie. Sporacchio, sto facendo altro. Poi tranquillo. I miei pugni sono già prenotati per te. Vai liscio. Ok, sto trovando tanti di loro che non mi si capisce. Lavori sì. Per l'enigmista. Ora parla. Che non invecchia, ma chi fuma l'erba. Brilla giovinezza. Po. Sto volentieri fuori dai piedi. Non mi fido di quei cosi. Che problemi hai? Che posso con suo PC tutti qua. Ah beh, a parte di fare infatti se mi può fregare per uccidere un unico bersaglio, il pipistrello. Quindi fammi capire, le nuove aggiunte per il prossimo anno saranno le Final Fantasy. Le metto più. Si pentiranno di non essersene andati con gli altri. Cosa? No, Game Pass. Spero che tra le altre cose si mettono. Ah sì, perché stanno cercando di. Ma mica si sposerà, non invecchia. Non invecchia, ma chi fuma le. Sarà la canzone sotto anche. Quando rapino qualcuno mica tengo un simposio sulle Beh, effettivamente. Lì non stanno un po' troppo fermi. Vale. Lì. Ah no. No, no, no. No, tanto le vedi, sono di solito gruppi. Ah no, a parte più. Questa è la. Ischemico, non so, non vedo male. E qui dove ho fatto. No. Sì. Che mandato che intanto non ci puoi neanche ritornare anche male. Sì, sto guardando. Più bei fuochi d'artificio mai visti. Ha abbattuto il ponte e tutto il resto. Faccio il punto panoramico. Aspetta. Il cavaliere di Arkham c'ha proprio quello che serve a Gotham. Un altro tizio mascherato. Visto il mostro? Beh. Oddio, via via!
sorprenderai di vederne decollare qualcuno. Che cazzo è l'ultimo? È lui! Fuggite! Al diavolo! Me ne vado! Ma ce l'hanno con me? Penso di sì, eh. Venga! No, via. Non so se quello è in macchina, se non sei ovviamente in macchina. A meno che non vogliono stirarti, che anche lì c'è una mossa per sì, unica. Sì, contrattacco anche per quello. Dove potrebbero essere? Chissà cosa rivelerà la piccola Barbara sulle tue paure. Quali segreti potrò strappare alla sua mente? Oh, io mi ricordo che le trovai tutti, prima di andare di là, quindi non è qualcosa che si viene attivando... Come si chiama? Aiutami. Un pezzo di storia. Sì, esatto. Mi ricordo che anche su console le feci tutte prima di andare di là. Quindi ci deve essere un pezzo che sto continuando a evitarlo, praticamente. Sai una cosa? Io c'ero a Blackgate, al manicomio, ad Arkham City. Allora. Non ho mai visto Batman. Ci dica, carai, ci... Anche perché loro di solito sono... Non so se hai notato anche questi... Sono spesso e volentieri all'esterno. Cioè, ai confini. Kingdom Hearts è uscito per PS4 anche sul pass l'anno prossimo. Ma vabbè, perché non è più esclusiva Sony. L'avevano già detto. E io mi prenderò tutto quello che trovo. Ma potrei anche dire... Wow. Cioè, nel senso, buono per chi si fa il Game Pass. No, 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 allora, comunque... per noi non ci frega un cazzo perché tanto... ovviamente... No, vabbè, al massimo si potrebbe giocare il 2.8. Non voglio conoscere... No, ma il Kingdom... Ma tutti? Sì, tutti Kingdom... Tutti Kingdom Hearts usciti per PS4. E per PS4 ti ricordo è uscito l'1.5. 2.5 e il 2.8, Batman, oltre che essere forte, è magico. Beh, a parte che per l'amor di Dio, nelle ambientazioni di DC c'è la magia, quindi... Io mi ero esploso internet, si diceva, esatto, droga. Ti credo in Game Pass. Sì, infatti, ma su quello sono... Cioè, sono contento e basta. Vuoi restare fedele all'enigmista? Oppure scegliere di vivere? Farò quello che vuoi. Hai fatto la scelta giusta. Ma tutte le volte lui deve tirare la testata a... Sempre a quello che c'ha l'elmetto. Deve far vedere che c'ha la testa durissima. Aspettarsi, sai. Beh, vabbè, capisco che sei Batman, però, insomma... di Batman non ha chance contro tutti questi blindati. Aspetta, è il nostro quartiere di là? Mi sa di sì, perché supera il ponte. Sì. Non credo che Batman lavori con Crane, è impossibile. Dove l'hai sentito? Ti ho detto Rolo, prova a fare un attimo. Lui c'ha la pelle de ferro. Sì, ma la faccia della pelle de ferro. Voleva gassarci così, come niente. Credevo avrebbe avvisato. Aspetta un attimo. No, no. Che può essere ferro, può essere più... Ma stasera sera entrambi, come sulla luna. Io non credo a quel che dico, schippa. È come se avesse dei pugnali in mano e una grande croce rossa sul petto. Chissà di chi parla. L'avete sentito? Vi ricorda chissà nessuno? Chissà di chi sta parlando.
Oh cazzo, ma dov'è? Il cavaliere di Arkham attende la tua morte, Batman. Sì. Ma io ho promesso di darti un fatto ancora peggiore. Allora, di quale cose parlano? Abbiamo detto di no, giusto? Porca miseria. Beh, addio rivolta. Finisce sempre così. All'inizio è divertente, poi arriva qualcuno con qualche gadget costoso che si prende troppo sul serio e tutto va a rotoli. Beh, dal suo punto di vista ha ragione. Mirko, guarda, siccome no, guardi se trovi una mappa che mi lo dice, non voglio perdere questo tempo. Che sia Elefander Island, vero? Sarà uno scherzo, no. Pazzoide. È Black qualcosa. Guarda. Bleak Island. Bleak. Enigmista, sputa il rospo. Te lo chiedo con le buone. Non so altro. Grazie. Intanto sto trovando una marea di roba dell'enigmista. Inseguiamolo. Per te è finita, Batman. Non rompete coglioni. Batman, è Batman. Perché mi sta... Perché ok, se gioco da solo va bene, ma non voglio perdere troppo tempo per fare secondo. Provate. E dammi un attimo. L'enigmista ha un piano davvero speciale. Bleak Island, giusto? Sì. Se trovi la mappa fammelo vedere, se capisco grosso modo dove l'ho già preso. No, cioè, tutti quei servire. Blindati devono costare una fortuna. Allora, uno è qui sopra dove c'è i ducazzilli che vengono in su, dove qui. C'è il punto uno è lì da qualche segna dove? Sì, più o meno. Fatto far vedere il video, fa vedere se l'ho già fatto, almeno te lo dico subito. Forse no. Però forse sì. Non è il primo che ci fanno fare questo. Questo dove c'è. Aspetta. Qui. Sì, questo è quello dello stilt, quello che ho fatto prima. Mm-hmm. Scusateci, perché almeno vi fa velocemente. Grazie alla promozione lanciata. Il basso lo stanno di sì. Cazzo. Questo qui in alto. Qui. A destra. Che mi sa che è quello dove c'era una marea di gente con le armi. No, questo non me lo ricordo. No. Allora, aspetta, fai vedere qua. Andiamo a vedere dove. Intanto io nel caso comunque. Massimo rispetto allo spaventapasseri ci ha dato. Intanto quegli altri dovresti avere visti tutti, Mirko. Perché quello del tetto era il primo. È quello che proprio te lo fa per aprire il caso. Ci sono 3 mesi Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro. Mi sa che forse quello ci farò un pensiero io. Ultimate? Che te ne fai del no video? Vabbè, ma solo ecco, Ultimate. Guarda Mirko a posto, dai. Solo l'Ultimate? Ma l'Ultimate, Mirko, che te ne fai? Tanto non ce l'hai l'Xbox. Quando hanno detto che c'era da divertirsi un po' con voi, la gente si accapigliava. È qui. Ah!
farò soffrire. Ah, grazie. Per te è finita, Batman. Ultima, se è riuscito bene. Oltre alla console da... Sì, ok. Ma... Include anche il PC e ha un euro, sì, ma... Boh, ora tanto poi tanto guardo, perché comunque io volevo rinnovare il Game Pass. È molto comodo. Cioè, alla fine hai una libreria abbastanza fornita. E almeno così posso giocare al cazzo che mi pare. Ok. Sì, lo so, ho capito che con quello Ultimate c'è anche quello del PC incluso. Infatti, ripeto, poi guardo. Sì, ma che ci serve in quello... Cosa ci serve l'Ultimate? Sì, sì, ma è un, non è per l'Xbox. L'Ultimate Xbox e PC. Quindi se lo pigli anche per il PC ti va bene anche per Xbox. Ma tanto è un euro lo stesso. Ok. Vale anche per PC. 3 mesi e un euro. Che vi cambio, infatti. Non ero abbastanza forte. Non è colpa tua. Ovunque ci siano fiamme, dammi la forza di salvare una vita. Non sono semplici parole, ma il nostro credo. Trova gli altri, ti prego. Aspetta qui, un agente ti porterà al sicuro. Ok, ora vi volevo far vedere una cosa carina. Sempre rimanendo in tema. Quanti punti ho? 2. Ora, però... Adesso... Allora, di quelle importantissime da fare per lotta e arrivare poi a prendere questo. Che velocizzo i colpi. Mentre, iper importante da arrivare... Questo. Però, ora poi si faranno piano piano. Allora, cosa devi far vedere? Volevo andare alla centrale di polizia. Ricordami di rapinare un negozio di giocattoli. Ho promesso un regalino a mio figlio. Che peccato, ci puoi andare solo da sotto. Sì. Beh. Sono Batman. Ok, vi ricordate quello che abbiamo fatto fino adesso? Abbiamo preso i pompieri, sventato alcuni criminali. La vista in azione. Dice che non ha mai visto un'auto fare roba del genere. Tanto intanto guardate questi. E cominciate anche a guardare un'altra differenza. Vi ricordate che le prigioni non c'è scritto niente? La milizia della Watchtower. La milizia di Arkham Knight. Cavaliere ci ha addestrato, Batman. Conosciamo le tue mosse. Stai pensando di rinchiuderci tutti, ti servirà una cella più grande. Poi sempre lui che ci piglia per il culo. Non uscire da qui e quando sarò fuori verrò a cercarti, Batman. Fire Q. Ah, vabbè, quelli sì. Che stanno più rompendo le contro pompieri. Ha un aspetto migliore. Ah, guardate. Finalmente ha smesso di urlare. Ehi, hey, Owens, stai bene? Forza, amico, di qualcosa. Anche questo è una cosa che cambierà. Però qui c'è anche se metti lo scanner. Mi danno la caccia. Ah no, ancora no. Ah, ti dici quello che ti dà le informazioni, no, trovi più avanti. E più fai vedere se inizia già a farlo da adesso. Ah, comunque questa cosa è bellissima. Che questo dovrebbero essere anche quelli del... come si chiamano? Del ratto, quello che controlla i ratti. Cioè che è bello che lui viene anche scazzato nelle iscrizioni. Fai vedere se me lo dà già. No.
non sei in sintonia. Ah, non ce l'ha unica. Mondo come me, Batman. Sta arrivando qualcosa. Lo sei. Ah, invece sì. Cella di contenimento Wayne Tech, eh? Come funziona, Batman? Riservante nella doccia? Un vano segreto tutto pieno di afidi? Senti, d'ora in poi alla tua immaginazione ci penso io, ok? Allora, questa è una chicchetta. Ah! I pompieri che stiamo salvando, guardate. Uno. Due. Tre. Tre. Sei. E sei. Ah, proprio, è vero, giusto, se no me lo dimentico poi e poi si chiude. Ogni volta che catturerete un super criminale, che verranno qua, parlateci sempre, avere... dopo ovviamente l'avvento della Ace Chemical. Comunque della Ace Chemical. Per un semplice motivo. Avrete sempre dei, come si chiamano, dialoghi. Godzilla abbandonato, è migrato su, vabbè, in molti per su mie, vabbè. E comunque dicevo, avrete dei dialoghi unici sia di Batman con il il villain, in più col Joker. Quindi sarà una figata. Comunque, grazie per essere stati con noi. Ci vediamo domani sera, sempre qui, sempre su Twitch. O potete rivedere la live su YouTube, sul canale Fratelli Gimpan. Ma noi domani su Twitch, Fratelli. Buonanotte, ragazzi.